Ancora cronaca, confiscati i beni per oltre 2 milioni di euro a un imprenditore del distretto Conciario, il 55enne accusato di riciclaggio e autoriciclaggio. I dettagli con Giulia Baldi. Il soggetto, attraverso le sue attività commerciali, insieme ad altri, si occupava appunto di agevolare 'ndrine calabresi e clan camorristici, mettendo nella loro disponibilità patrimoni e risorse finanziarie. Cosmo Damiano Stellitano, 55 anni di Melito Portosalvo, ma residente a Vinci, secondo gli investigatori veicolava i capitali di 'Ndrangheta e Camorra alle imprese del distretto Conciario della provincia di Pisa. Nel 2018 era stato uno dei fermati nell'operazione Vello d'Oro, 14 arresti fra Calabria e Toscana per reati che vanno dall'associazione a delinquere all'usura, al riciclaggio e autoriciclaggio. Un anno e mezzo fa la Guardia di Finanza gli ha sequestrato 2 milioni di euro fra conti correnti, depositi in banca, tre aziende del settore Pelli con sede a Santa Croce sull'Arno e a Reggio Calabria e 8 immobili, di cui uno a Tenerife. Il ricorso contro il sequestro di Stellitano è stato rigettato. In più, il Tribunale di Firenze ha disposto la confisca di quei beni. Il patrimonio è stato sottratto all'imprenditore e quindi è stato impedito al medesimo di reinvestirlo nel delicato settore conciario. E quindi diciamo, è stata ristabilita una equità tra gli imprenditori appunto in concorrenza in quel particolare settore. Questi beni comunque ora sono allo Stato. Assolutamente sì. L'operazione della Guardia di Finanza si inserisce in una strategia istituzionale più ampia per il contrasto ai patrimoni illeciti, anche di provenienza mafiosa, coordinata dalla Procura di Firenze, diretta dal procuratore Creazzo.